Amici della Tara, un saluto da Giacomo Guerrini. Ci avviciniamo al Natale e quindi oggi facciamo una puntata speciale, un regalo per tutti voi, perché parliamo della nostra città di Firenze. Ne parliamo con due ospiti graditi. Alla mia destra Mauro Bonciani, giornalista del Corriere Fiorentino e scrittore. E alla mia sinistra Mirko Ruffilli, detto Dinamo, è consigliere comunale e anche in questo caso autore di un libro, seppur scritto a quattro mani. Sono due libri che parlano di Firenze, li scopriremo nel corso di questa camminata. Io intanto però comincerei a chiedere a Mauro Bonciani, che fa il giornalista, come sta Firenze, come è Firenze nel 2021? Ma la ripartenza c'è, indiscutibile, ci sono tanti turisti, magari non ancora turisti stranieri, però insomma mi sembra che rispetto all'anno scorso, insomma, non c'è paragone. L'anno scorso di questi tempi eravamo in semi-lockdown, mentre adesso appunto le attività hanno ripreso, ci sono i green pass differenziati, però sostanzialmente si può fare tutto, il turismo c'è ancora, ecco, qualche attività, per esempio vicino alla sede del Corriere Fiorentino due alberghi non hanno riaperto, su 5 3 sì, 2 no, quindi evidentemente ci sarà ancora un po' da soffrire sia nelle famiglie che nelle attività economiche, però insomma, ecco, devo dire, non la famosa luce in fondo al tunnel, no, quello è il treno, porta molto male, però ecco, secondo me non ci possiamo lamentare, soprattutto sì, grazie agli italiani. Si tende a dimenticarci, esatto, no? Insomma, però un anno fa, di questi tempi, intanto non si registrava questa trasmissione, esatto, ecco, già questa è una tragedia, ma poi c'è una tragedia ben più, era tutto più chiuso, pesante, cinema, no? I cinematografi erano teatro chiusi, nulla, teatro nulla, un sacco da sport, poco ristorante. Si aspettava la zona gialla a Gloria per andare a mangiare una pizza a pranzo, insomma. Esatto, quindi c'erano molti più, purtroppo, molte più persone intubate, in terapia intensiva, quindi insomma, non lamentiamo. Esatto, si aspettava il vaccino come un miraggio, no? Arriverà il vaccino, è arrivato, c'è chi non se lo può fare, ma vabbè. Ruffilli, invece, dall'osservatorio del Consiglio Comunale, come sta Firenze? No, allora, diciamo che, come diceva giustamente Bonciani, Firenze è ripartita, sta ripartendo, vediamo sicuramente il nostro centro storico rivivere, non a caso è stata messa opportunamente la mascherina nel centro durante gli acquisti, che questo è il periodo in cui si concentrano fiorentini, certo, tantissimi, che hanno riconquistato il centro storico, secondo me una cosa bella. Anche qua vediamo un po' di nostri cittadini, no, al mercato, quindi insomma bello. Quindi io credo che, come dicevi giustamente te, in realtà in confronto un anno fa dobbiamo farlo, insomma, quindi un anno fa eravamo chiusi in casa, quest'anno per fortuna siamo qua con te, siamo a vedere il nostro centro storico che comunque prosegue e bello, bello pulsante di cittadini. Mi verrebbe da fare anche il paragone col calcio, ma non c'entra niente. Senti Bonciani, si diceva dopo la pandemia comunque non tornerà la situazione come prima. Ma ci sarà un altro scenario. A me sembra in realtà, insomma, poi, no, dopo si questa fa qualche pausa, riunione Zoom in più. Sì, però diciamo, no, cambierà il turismo, cambierà. Però in realtà a me sembra, non so se per fortuna o per disgrazia, invece le cose stiano tornando su per giù come erano prima. Sì, l'unica cosa che forse è cambiato davvero è appunto il mondo del lavoro. Presumibilmente su certe cose non si tornerà indietro, o almeno non si tornerà indietro al 100%, cioè facevo scherzando l'esempio di Zoom, però effettivamente si è visto per esempio che alcuni congressi si possono tranquillamente fare appunto da distanza, quindi non è detto che si torni ai congressi dove tutti vengono, cioè uno dal Giappone fa comunque una spesa e viene in Italia. La moda, per esempio, la moda ha, tra virgolette, scoperto, sembra un paradosso, ma ha scoperto l'online, perché in realtà i grandi marchi vendevano pochissimo sui loro siti direttamente. Ormai te puoi fare la visita alle boutique, come anche ai musei, no? 360 gradi, immersiva. Poi dopo è chiaro che la volta dopo cerchi di andare al museo o vai nella boutique, però ecco, questo aspetto qui secondo me sta entrando davvero nell'abitudine delle persone, con problemi magari, ecco, per le botteghe, qui siamo in un mercato, sì, in cui bisogna anche adeguarsi, ecco, cioè come dicevi prima, accennare all'asporto, ecco, io penso che l'asporto, la richiesta di beni a casa, di servizi a casa,
sarà ormai una tendenza inarrestabile, quindi non va combattuta, ma bisogna adeguarsi. Ecco, Ruffilli è un politico di quartiere, diciamo così, sì. È uno che vive molto il suo quartiere, che vive la città, insomma, sta in mezzo alla gente, è un, come dire, diciamo, un politico popolare, nel senso positivo della parola. Certo. Cosa dicono i fiorentini quando incontrano Ruffilli per la strada? Cosa chiedono, cosa suggeriscono, di cosa si lamentano? Allora, chiedono una città più vicina a loro, questo è quello che chiedono. Chiedono una Firenze sempre più a misura d'uomo, una Firenze veramente più tradizionale, più popolare. Tantissimi fiorentini si stanno avvicinando infatti alle nostre tradizioni, alla nostra storia, anche più, come si può dire, prima si poteva dire più bassa, in realtà è quella che è alta secondo me, no? Perché poi alla fine Firenze l'hanno fatta anche quelli di bottega, perché sì. Non ci scordiamo che i grandi artisti andavano in bottega. Certo. Quindi cioè, alla fine la Firenze bottegaia è stato per degli anni un po' vista come, diciamo, un po' dispregiativo quasi, no? È bottegaia. No, in realtà, veramente a bottegaio. In realtà oggi si va a riscoprire che questo tessuto della nostra cultura e tradizione è fondamentale per vivere la città. I nostri cittadini ce lo chiedono, questa città a misura d'uomo, anche più popolare, anche più tradizionale, dove si va a riscoprire anche sapori antichi, sapori vecchi. C'è anche questa riscoperta anche nei ristoranti di lusso, dove oggi entrano anche i sapori tradizionali, sì, come il lampredotto. Esatto. Quindi è una riscoperta, e questo credo che sia uno degli aspetti più belli degli ultimi anni della nostra città. E allora, Ruffilli fa subito l'assist per lanciare il primo libro di cui vogliamo parlare oggi. Non ci siamo messi d'accordo. No, è chiaro, ma quando un conduttore è bravo, c'è niente a fare. Allora, questo è il libro che ha appena pubblicato Mauro Bonciani, 99 volte Firenze. Mauro è un bravissimo giornalista, è uno scrittore molto capace e molto innamorato di Firenze, quindi è in grado, come dire, di trovare degli spunti anche originali, e diciamo è quasi un record, perché cioè, parlare in maniera originale di Firenze sì, dopo secoli non è facile. 99 volte Firenze, cos'è? Sono 99 cartoline, possiamo dire così? Sì, 99 luoghi? Sono 99 luoghi, 99 storie, 99 cartoline, 99 quadretti, se vogliamo dargli diciamo un tono un po', sì, più alto, perché insomma anche la carta Bonciani prova a elevare il tono e la trasmissione, sì, ma non ce no, la farà, ecco. Esatto. E sono 99 storie di Firenze che coprono i 2000 anni di storia della nostra città, perché si va dagli antichi romani qui vicino in Piazza della Repubblica fino al secolo scorso, quindi fino a Meucci, per esempio, l'inventore del telefono, passando ovviamente per Firenze capitale. Firenze ci è diventato presidente del consiglio in questa storia, Meucci alla pergola, esatto, no? La rivende, esatto, tutte le volte. Sì, quindi, e quindi anch'io nel mio piccolo... Certo, ci ha provato, ci prova, insomma, dopo Draghi, Bonciani si prova sa mai, a Palazzo si, Igio, questa esatto, volta di Meucci. E quindi sono piccole storie legate appunto alla storia di Firenze, all'arte, alle leggende, ai miti di Firenze, perché come diceva Ruffilli, le radici sono importanti, anche le cose che sembrano secondarie sono importanti, e io mi sono divertito a raccoglierle e anche a raccontare i luoghi del turismo di massa in maniera diversa. Cioè qui troverete, per capirsi, Piazza Duomo, troverete il Davide di Michelangelo, troverete Dante, Leonardo, però raccontati in una chiave diversa, con delle storie che forse non tutti conoscono, o comunque se qualcuno le conosce meglio, bene, le sa, così esatto, si rinfresca la memoria, le racconta. E ho cercato di fare un libro che non solo ha 99 storie, ma va da 0 a 99 anni, adatto a tutti, che spero possa interessare tutti. Bene, anche 100 anni, perché ormai si campa a lungo. Ah, certo, sì. Allora, vorrei chiederti di queste 99 storie, tu che appunto conosci molto bene Firenze, ne hai scritto per il tuo giornale e anche altre volte in altri libri, qual è quella che ti ha sorpreso di più? Cioè ce n'è una che ti ha detto, ma questa proprio me l'aspettavo. Allora, ce ne sono ovviamente almeno un paio. Una è, l'ho scoperta facendo appunto il giornalista, cioè la storia dell'unica garibaldina, di questa donna che ha combattuto nei mille. Quindi che... era una quota rosa tra le camicie rosse. Esatto, travestita ovviamente da uomo. Come la di Oscar. Esatto, facendosi passare per fratello minore di suo marito. Loro due partono dal territorio austriaco, dalla provincia di Padova, raggiungono i mille a Genova, fanno tutta la spedizione mille, lei diventa addirittura caporale, quindi evidentemente era anche brava a sparare. Poi, finiti mille, loro vengono a abitare a Firenze, lei muore giovanissima, erano molto poveri, lei muore giovanissima e viene sepolta con tutti gli onori, perché era l'unica ovviamente garibaldina. E lei è
tuttora sepolta a Trespiano. Nel, non so chi lo sa, ma a Trespiano c'è il cosiddetto quadrato dei Garibaldini, cioè proprio un quadrato di tombe dei Garibaldini, lei c'è e il tricolore sventola sopra la sua tomba. E quindi questa cosa vi l'ho trovata bellissima. Ah, ci picca, sì. Anche perché, cioè, Mulan, chi a questo punto, no? La prima guerriera Ganza, ci sa noi, tanto per cambiare. Allora, andiamo da Ruffilli, perché altro consiglio di strenna natalizia, potete fare una doppietta e fare un figurone, invasioni fiorentine, il vocabolario, affermazioni, modi di dire, intercalari, idiomi della lingua fiorentina. Ruffilli l'ha scritto insieme a Filippo Giovannelli, vi faccio vedere la copertina, insomma, già a noi ci batte il cuore, vediamo il giglio, i colori rossi e bianchi. Questo, come dire, è la trasposizione su carta di un'esperienza che voi state facendo, sì, avete fatto alla radio, fortunatissimo. Sì, 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 con Filippo stiamo portando avanti questa come dire, questa voglia di invadere la città, i cittadini del nostro vocabolario, della nostra, come si diceva prima, no? Tornare un po' alla tradizione, tornare un po' a quello che ha fatto la base della nostra città. Qui si trovano 50 modi di dire che Filippo Giovannelli, insieme a me, ma devo dire che questo molto lavoro di Filippo, sono 50 modi di dire di tutti i giorni, quotidiani di noi fiorentini. Guarda, apro a caso e viene: tu sei brutta o mi peccato? Vabbè, questo voglio dire in un anche periodo... brutto, anche brutto, anche brutto, corretto. Esatto, sta dicendo, è aperto una cosa e potrebbero chiudersi un secondo. La traduzione è di fattezze sgradevoli, però non rende, cioè lui dice, sei di fattezze sgradevoli, non rende perché sei brutta, mi peccato. Non rende. E quindi è questo modo però di con poche parole di essere un po' diretti, come siamo noi fiorentini, cioè, diretti, e anche un po' sdoganare questo, diciamo, questa paura di alcuni modi nostri di dire, perché poi alla fine la nostra città è fatta di questo, è fatta di battute, è fatta di modi, no? Sì. Anche diretti di dire, e allora un po' ci piaceva un po', come dire, sdoganare. È anche un modo per dire, insomma, che la nostra lingua, che noi spesso diciamo la lingua, gli italiani ci capiscono perché fiorentino è italiano, certo, non è proprio così, perché proprio, per esempio lo sanno tutti, ormai la mia moglie è di Milano, dice non fa le che, che vuol dire, tu fa figli, che vuol dire, cioè per spiegarglielo, cioè ci sono, come dire, poi anche prendi delle sistola, esatto, e la giardino. Ecco, però devo essere sincero che ci sono, come noi si usa molto il vocabolario della Rusca, l'Accademia della Rusca è vocabolario contemporaneo fiorentino, fatto da Neri Binazzi, e come dice lui giustamente, non c'è bisogno di usare parole estreme per far sentire San Fiorentini, perché in realtà sistola è italiano e non è canna dell'acqua, sì, cannella, seggiola, scaleo, sono tutte parole fiorentine ma che in realtà sono italiane. Ma infatti questa è la nostra grande vittoria, perché quando appunto io la moglie ci guarda, discuto, io, ma secondo me nel vocabolario c'è, ci siamo sempre con queste parole. C'è anche da dire che poi invece tipo i milanesi sbagliano perché dicono soddisfavano, no, non esiste, si dice soddisfacevano, però loro dicono soddisfavano e io ridevo quando diceva soddisfava, perché insomma per noi potrebbe dire qualche altra cosa. Esatto. Senti, Bonciani, quanto c'è di questa Firenze autentica, genuina, bottegaia nei 99 luoghi che tu racconti? Perché poi la cosa bella della nostra città, possiamo dirlo, è che come dire, esperienze altissime magari vengono anche da sentimenti e idee estremamente popolari. No, c'è molto, nel senso che c'è anche molta tradizione, appunto dicevo prima, molte leggende, ci sono fantasmi, ci sono storie storie leggendarie del Medioevo che erano famose un tempo, come la storia d'amore di Ginevra degli Amieri, che fu creduta morta, poi invece non era morta e quindi si è potuta risposare, perché avendogli fatto il funerale il marito poi la reclamò, però era morta per la Chiesa e per la Repubblica, quindi era libera e lei finalmente poté sposare l'uomo di cui era innamorata. Penso un po' io. C'è la leggenda del la favola, scusate, di Andersen del porcellino, non so chi la conosce, ma no, questa racconta, cioè, senza troppo, sennò poi no, c'è un pellino. È una favola bellissima. Andersen frequentava Firenze e c'è questa favola che racconta di un piccolo garzone di bottega che si addormenta sul porcellino, ovviamente poverissimo e diciamo uno straccione sostanzialmente, che campava un po' così come capitava, si addormenta sul porcellino e c'è questa favola di Andersen su il porcellino, non me la racconta tanto, le storie sono brevi, tra l'altro faccio vedere, c'è sempre anche le figure, esatto, c'è anche le figure, quindi è una piccola guida, una mappa del tesoro, se volete, esatto, che uno può anche andare fisicamente con la guida e cercare i posti. Tra l'altro, voglio dire, una cosa l'ha fatta secondo me la pandemia,
ci ha reso tossicodipendenti dalle serie televisive, perché quando si sta chiuso in casa tutti i giorni si cominciava a vedere una serie a nastro, 10 episodi, cioè io, 8 stagioni. Io ho visto 7 stagioni di Narcos e sono diventato veramente un delinquente, cioè volevo uscire di casa e sgozzare la gente. Ecco, ora che si può uscire, no? Magari fa freddo ma c'è una bella giornata. Con il libro di Bonciani uno dice: sai che oggi io voglio andare a vedere il Marajà delle Cascine. Vai, e si fa una cultura, perché a Firenze noi siamo molto bravi a essere orgogliosi, a dire poi si è visto gli Uffizi alle elementari, esatto, si è fatto un giro in Palazzo Vecchio e con questo si è finita. Se poi si va a Budapest, oh, Budapest, ah, bellissimo, ho visto una cosa, no? E invece a Firenze non si è visto niente. Allora Rufili, io le acqua da occhi per esempio è un'illusione, allora queste sono 50, ma come, sì, io credo siano solo alcune, che voi fate una, sì, trasmissione a radio, come fate a trovare, quante ce n'è di queste cose, no, dove le scovate? Ce ne sono migliaia, perché sono migliaia le parole del vocabolario fiorentino. Noi le scoviamo anche dal parlare quotidiano, perché se ti metti a parlare con lui ora, sì, certo, te ne tira fuori 7-8 in 30 secondi, perché è questo il bello, è parlare con i cittadini. Noi si parla con le persone, anche in radio ci chiamano, ci raccontano, noi si usa anche in radio una parola a puntata e su quella parola si costruisce, no? La radio, puntata. Ricordiamo, è Lady Radio, Lady Radio ogni giovedì alle 5:30. E da lì le persone ci chiamano e ci dicono: ah, ma io dicevo la mia nonna, e continua, allora si accresce, cioè sembra, come dire, una goccia d'acqua e poi diventa pozza. Qual è la parola che, cioè, dovessi dirne una, la parola più sorprendente? Allora no, ne ho scoperta una, perché anch'io non, poi anche noi ne scopriamo via, perché asserpolato è che abbiamo scoperta, sì, in questi giorni, vuol dire uno che si rannicchia su se stesso, come la serpe, tipo come la serpe. Quindi tu sei asserpolato, è uno di quei modi di dire quando sei rannicchiato su te stesso, da non sbagliare, che è asserpentato, esatto, asserpentato, invece le cara asserpentato, esatto, dire, ecco, le cara asserpentato che è un'altra cosa, no, rispetto alla asserpentato. Senti Mauro, facendo questo giro, come sta Firenze? Cioè ci sono dei luoghi di quelli che tu hai visto e hai raccontato avrebbero bisogno, come dire, di un po' più di cura, o sostanzialmente siamo messi benino? No, siamo messi benino. Non c'è da lanciare un appello, Nardella, così glielo porta Ruffini, guarda, no, a questo punto, allora, il libro, mandaci Alia. Ovviamente c'è tanto centro storico, ma ci sono anche le nostre colline. Insomma, per esempio San Miniato non è che si può dire che è tenuta male. Dio buono, se no la patria viene qua, appunto, ci piglia legnate. Cioè onestamente non ci possiamo lamentare. Certo, tutti si vorrebbe una città perfetta, però io penso, insomma, che sostanzialmente, al di là dei problemi che ci possono essere, insomma, circoscritti, Firenze è tenuta bene grazie anche ai soldi che ci portano i turisti, perché non ci dimentichiamo, il Palazzo Vecchio prima della pandemia solo dalla tassa di soggiorno prende decine di milioni di euro che vengono reinvestiti nella città. Hai detto un luogo, per esempio San Miniato, che se uno pigliasse Ryanair alle 4 di mattina atterrasse, facesse 2000 km in pullman, arrivasse in un posto in Norvegia, ragazzi, ho visto un posto in Norvegia alla fine del mondo, no? Noi invece ci si arriva in macchina, si parcheggia e, esatto, lo diamo per scontato. C'è un po' questo rischio che è da tutti e no, due. No, ma infatti c'è questo rischio. Noi ci abituiamo alla bellezza, io spero anche attraverso il mio libro invece la riscopriamo, perché appunto quando tutti noi siamo passati, no, in Piazza Domo, via Calzaioli, dicendo: Madonna, questi gruppi di turisti, no? I torpedoni. In realtà se uno alza la testa, cioè, la cupola è una cosa che toglie il respiro tutte le volte che uno la vede, cioè, il loggiato degli Uffizi ha una prospettiva meravigliosa, ci sono tanti piccoli angoli, diciamo ci manca il verde, ecco, forse a Firenze. Vabbè, c'è Bobo, nel volendo, centro, se... ecco, diciamo, il centro è di pietra, però ecco, le Cascine, per ecco, esempio. Ecco Ruffilli, te, l'ho detto tu perché ormai, sì, su questa cosa della fedeltà mi sono detto tu, quando entri in Palazzo Vecchio, no? Entri in un posto, per esempio, anche noi come giornalisti tante volte diciamo: Madonna, la conferenza stampa in sindaco, e col capone in giù si va, esatto, magari moccolando perché sono andato in Nardella. Invece se uno fa lo sforzo di alzare dice: ma dimma dove sono, sì, ecco, sì, ti viene un po' di vertigine, sì, quando entri? Tutti i giorni, cioè io mi emoziono e comunque tutti i giorni mi dico: mamma mia, ma è bello. E questa è la forza di Firenze, ma io credo che sia proprio come anima, il monumento ha questa forza. Perché non è soltanto una questione nostra, secondo me, a questo punto. Noi si racconta anche nello spettacolo che facciamo in teatro dell'invasione fiorentina, perché poi da lì è nato anche... Parliamo proprio di questa energia che emana a Firenze, perché alla fine in realtà c'è qualcosa che attira, attrae e dà a chi arriva a Firenze, perché sennò non si spiegherebbe questa grande bellezza riconosciuta da tutto il mondo. Sì, la bellezza architettonica, la bellezza artistica, ma c'è sicuramente qualcosa che è stato lasciato dentro, no, a livello proprio di energia, perché io nelle volte passo Ponte Santa Trinità, mi giro, vedo Ponte Vecchio e tutte le volte dico: ma non me l'è bello.
Quindi vuol dire, se lo fa a tutti, vuol dire che comunque qualcosa c'è. Ecco, dicevi, ma sta dicendo una cosa su Ponte Vecchio, per caso? No, dicevo appunto... Perché lo vedo in copertina, tra le varie figure. No, c'è, anche qui c'è un dettaglio, appunto a Ponte Vecchio ci siamo passati tutti, non so chi lo sa, c'è una meridiana originale che ha tanti secoli, su cui c'è una lucertolina che indica il sole, no? La parte dove... E quindi ho raccontato questa piccola storia per dire come da un piccolo dettaglio poi uno, volendo, riscopre la storia di Ponte Vecchio, no? Ecco, invece, tornando ai monumenti, se non sbaglio Ruffilli ha avuto anche il merito o il demerito, a seconda dei punti di vista, di proiettare sulle facciate di Santo Spirito dei film che fanno parte ormai della storia fiorentina. Sì. Ecco, questo mix poi alla fine è, come dire, la dimostrazione che questo patrimonio è vivo, è pronto ancora a dialogare con la contemporaneità. Sì, l'idea era, ricordiamo, no? Abbiamo visto Amici miei sulla facciata. L'idea era proprio quella, l'idea era quella di riportare in un contesto unico cittadini con la seggiolina a godersi una piazza, valorizzare un patrimonio storico, artistico, culturale e anche religioso, perché Santo Spirito, sì, con però la tradizione fiorentina e con la storia del cinema. Quindi Amici miei fu il lancio di quest'idea, che funzionò alla grande, e lì era rendere viva una piazza, viva e rendere a tutta la città quel patrimonio che noi abbiamo e che spesso e volentieri guardiamo ormai solo in casa, perché parliamo chiaro, il cinema ci va sempre meno, e quindi no, dov'è un contesto in cui tutti insieme possiamo riguardare una cosa che... Era prima del Covid questo, prima, diciamo, del Covid, ma infatti da lì c'è stato poi il ciclone, sì, poi c'è stato Caruso Pascoschi e abbiamo chiuso con Non ci resta che piangere, fu anche quello successo incredibile. Beh, Piazza dei Carmi. Anche perché io penso che fra qualche secolo questi film saranno considerati, come dire, non dico alla stregua della Cupola e Brunelleschi, ma poco ci mancherà, perché sono dei capolavori. Sono già importanti ora. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, sì, Mauro, per chiederti questo dibattito, no, che c'è sempre a Firenze tra chi vuole conservare questi beni e chi invece li vuole vivere, rischia un po', come dire, di ingessare la situazione. Sì, io cito tra l'altro nel libro, io all'inizio, dopo i ringraziamenti, ho messo una poesia, un haiku, cioè una poesia giapponese breve. Qui si sale molto di livello, ora no, si pensa ai figli a tornare a terra. È semplicissimo, ci sono tre righe, perché appunto l'haiku è formato, sì, da tre versi, e è questa: il tetto si è bruciato, ora posso vedere la luna. Io l'ho scelto perché questo haiku, che è famosissimo, indica come da una disgrazia ci possa essere un'opportunità, cioè come il cambiamento possa essere anche positivo. Questo è in casa, gli si brucia il tetto e invece, come dire, di disperarsi, senza tetto vede la luna. Ecco, quindi Firenze... Ma è veramente Notre Dame a me, veramente dice questa roba. No, vabbè, lì no, diciamo che Trump dice, ma poteva fare una derbutta giugnosa. Lì diciamo hanno esagerato, sì, però ecco, dal cambiamento ci possono essere cose positive. Firenze in realtà è sempre cambiata. Cioè, il David Michelangelo l'ha fatta a 20 anni. Pensate voi adesso chi è che a 20 anni... Il David sarebbe a un ventenne. Il David, tra l'altro, presa a sassate perché non piaceva che c'ha il capoccione, perché secondo me l'ha fatto per essere visto dal basso. Esatto, dal basso c'ha il capoccione. Ma stare sul Duomo, no? Esatto, sul Duomo, c'ha la manona. Quindi il cambiamento... Questo giusto per dire, Fiorentini anche sempre erano un po' di capoccione. No, non è che è ora sola, ecco. Quindi è bene cambiare, però, giustamente, senza dimenticarsi delle radici, senza perdere l'identità. Io spero che questo libro, come anche quello di Massimo, serva a... Che diciamo, chiama Mirko, però va bene. Mirko, scusami, a riscoprire Massimo, le radici, che sono importanti, perché l'identità è fatta anche di storia. Certamente bisogna vivere nel tempo in cui siamo, ma senza appunto dimenticarsi il punto di partenza. Guarda, apro a caso, c'è un altro haiku fiorentino, invece tu sei sempre a cianare, che vuol dire sei sempre a pettegolare. Diciamo, i fiorentini sono un po' cianone, Ruffilli, un po' cianone, tutti, sono molto cianone, siamo cianone, insomma, abbiamo sempre ma anche quello che diceva adesso Bonciani, no? L'idea di rimanere nel contemporaneo non dimenticandosi, noi si fa un po' sempre la parodia degli inglesismi, no? Cianare è bellissimo, ora c'è gossip, no? Sì, certo. Ma noi cianari, sì, no, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Come ci sono, noi abbiamo la nostra cool, come una ciana rispetto a un pettegolo, capito, non è la stessa cosa. Cool, che oggi noi ci sa ganzo, cioè ganzo, ecco. Allora diciamo che alla fine rimanere comunque nella contemporaneità, ma usare e ricordarsi da dove arriviamo, io credo che sia una delle cose più belle da mantenere ancora viva intatta a Firenze. Beh, direi proprio di sì, come dire, cercando anche di progredire, no? Magari di creare, Mauro, altri luoghi così belli e di non accontentarsi del pur tantissimo che abbiamo. No, ma infatti, per esempio, il Nuovo Teatro del Maggio è
è chiaramente bello, contemporaneo, dentro tra l'altro è strepitoso, ci sono questi auditori con tutte le pareti in legno meravigliose, e è una cosa che magari col tempo potrà riqualificare tutta quell'intera parte. Si è bubato proprio, per usare un altro termine. Senti, è stata in maggio, sì, all'inizio c'è chi ha detto brutto, è un cubo, mi riuscì a farlo anche a me, però è una cosa che insomma è inaugurato il nuovo auditorium grandissimo. Evidentemente non è così brutto, perché sennò l'avremmo stroncato. Oppure siamo un po' laterale, per come hanno passato Fonte alla Vittoria, fa finta di nulla, no? Perché noi siamo molto bravi a dire, ma è che lei sta roba, lo potevo fare anch'io. Come abbiamo fatto sul tribunale, su quello invece si è bubato un po' di più, forse. Sul nuovo tribunale, sì, sul Gotham City. Perfetto, allora abbiamo anche un ospite importante, il presidente della regione Eugenio Gianni. Stiamo parlando della bellezza di Firenze, ne parleremo poi anche con lui. Allora, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, vi ringraziamo e vi ricordiamo ancora i libri di Mauro Bonciani e Marco Dinamo Ruffilli, 99 volte Firenze, Mauro Bonciani, Invasioni Fiorentine, il vocabolario e la tradizione di Marco Dinamo Ruffilli. Mi raccomando, regalate Firenze per Natale e vivete la vostra città. A presto, ciao!